Presentata venerdì 25 settembre all'Hotel Laurin di Salò, la corsa benefica Run for SLA, che vedrà al via l'ultramaratoneta Fabrizio Amicabile con l'obiettivo di raccogliere fondi per il nuovo centro clinico Nemo di Gussago, altamente specializzato in malattie neuromuscolari come la sclerosi laterale amiotrofica. Si tratterà di 1800 km in 33 tappe a partire dal 31 luglio 2021, con partenza da Agrigento e arrivo a Venezia, una media di 52 km al giorno attraversando 10 regioni, con a seguito un apposito staff che farà parte della carovana Run for SLA. Beh, l'anno scorso ho fatto da Verona a Parigi 1080 km, no, ho fatto sempre per il discorso SLA, ho fatto da Peschiera a Roma sempre per i malati di SLA. Io è da 25 anni che mi occupo di unire sport e solidarietà, e in 33 tappe, dopo vedremo se metterci in mezzo due o tre riposi. Sì, è molto particolare, molto difficile. È più importante quasi la preparazione di base che non una preparazione specifica. Fabrizio, molto da par suo, sa applicare alla lettera ogni programma che in primis Sara Valdo, con il mio modesto aiuto, riusciamo ad affidargli. Soprattutto lui si dedica a fare tanto lavoro di endurance. La corsa è il suo pane quotidiano, però è evidente che questo tipo di fatica molto prolungata crea difficoltà anche di tipo muscolare. Ecco, qua un po' di lavoro noi lo dedichiamo molto alla forza muscolare, al potenziamento muscolare. Non voglio entrare nei particolari, però tutto quello che può riguardare la forza muscolare nell'endurance, quindi le camminate piuttosto che lavori di forza. Fabrizio per fortuna è un grande lavoratore e quindi non si fa mancare nulla in questo senso.